In occasione della 15ª edizione del congresso SIOMS in corso qui a Bologna, sono stati premiati 4 vincitori del premio giornalistico indetto da Fedios in collaborazione con SIOMS. L'iniziativa aveva lo scopo di stimolare la comunicazione sul tema dell'osteoporosi. Siamo arrivati al terzo premio giornalistico della Fedios, che è stato in effetti un concorso giornalistico che quest'anno è stato bandito in collaborazione con la SIOMS. Perché si è condiviso l'idea insieme alla SIOMS che la comunicazione è basilare nell'osteoporosi. Siamo arrivati a un momento in quale dobbiamo cercare di comunicare il più possibile i concetti che noi già da tempo conosciamo per l'osteoporosi e comunicarli direttamente al paziente con una corretta comunicazione. Ci siamo, come dire, indirizzati verso una campagna di stampa che coinvolge i giornalisti e che domani avrà il suo epilogo nell'attribuzione dei premi SIOMS ai giornalisti. Ci abbiamo premieremo 4 persone, 4 giornalisti che hanno pubblicato 3 su carta stampata e 1 su video dei pezzi, delle storie interessanti scientificamente o anche umanamente sull'osteoporosi. Ma poi soprattutto faremo una tavola rotonda con alcuni giornalisti molto importanti che in qualche modo tenderà ad accreditare il concetto dell'osteoporosi. I vincitori sono stati premiati per la loro capacità di far conoscere al pubblico la malattia da diversi punti di vista. Dunque, il mio articolo si intitola Facciamoci le ossa, è uscito sul settimanale Oggi nel mese di agosto e parla di osteoporosi da una prospettiva particolare perché nasce da un'intervista con l'astronauta Paolo Nespoli che ha trascorso molti giorni nello spazio in una condizione in cui le ossa perdono rapidamente massa perché non c'è gravità. E quindi lui, come dire, ha vissuto un'esperienza da laboratorio medico vivente, perché appunto in una condizione in cui normalmente una donna in menopausa perde massa ossea in 10 anni, lui ci ha messo un anno. E quindi questo serve agli studiosi e ai ricercatori per valutare la malattia, capire come procede, quindi mettere a punto dei nuovi farmaci a partire da quello che succede a un corpo nello spazio in una velocità così accelerata. Io ho presentato un servizio soprattutto raccontando la storia di una paziente e la difficoltà che c'è nella diagnosi e nel colloquio medico-paziente. Perché molto spesso, non trovando uno specialista adatto, il paziente deve fare un calvario per riuscire a trovare finalmente lo specialista giusto che sappia dare diagnosi e terapie efficaci e tempestive. L'osteoporosi, quali pericoli corriamo? È questo il titolo che è stato dato al mio articolo. Il mio articolo è stato sviluppato sotto forma di lettera. Mi sono messa nei panni di una 63enne che scrive a se stessa e si guarda indietro e si rimprovera di non aver seguito delle linee generali di vita. Ad esempio, il suo crutch più grande potrebbe essere stato non aver imparato a ballare? Chissà. Probabilmente sono i dettagli che le hanno fatto la differenza, perché quando si diventa adulti poi è troppo facile rimpiangersi. Quindi il senso del mio articolo è stato proprio questo, fare in modo che la prevenzione inizi ora, oggi a 30 anni, per poter essere poi vista con un sorriso e ringraziare se stessi un domani. Nel mio articolo pubblicato sulla stampa nello scorso mese di gennaio ho trattato il tema dell'osteoporosi da un punto di vista della ricerca. Della malattia si parla spesso come in termini di prevenzione, di corretti stili di vita. In questo caso abbiamo cercato di capire cosa resta ancora da scoprire in termini di conoscenza, appunto di mutazioni genetiche che provocano la malattia. La malattia, a prescindere dall'adozione di corretti stili di vita, è causata nell'80% dei casi da una predisposizione genetica che non è ancora del tutto nota.